Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da Un'idea di ATP. Siamo ancora qui oggi nell'angolo delle sfide perché il nostro amico Grande Cinema con Marco ci sfida ancora una volta, si sfida ad un bellissimo titolo. Stiamo parlando di Mooncresta, un arcade del 1980, uno sparatutto fantascientifico sulla falsariga di Galaxian, uno sparatutto fantascientifico che poi darà ispirazione a altro titolone come Terra Cresta 2 e Terra Force, Terra Cresta, che oltretutto è anche ancora bellissimo su Commodore 64, come è stata fatta un'ottima conversione su Commodore 64 anche di Mooncresta. No, io come sempre farò la versione da edicola, purtroppo non ho riviste da mostrarvi, ma faccio solo vedere in quali cassette possiamo trovare Mooncresta, tipo la POC, la numero 10, lo trovavamo come sotto il falso nome di Tiger One. Poi ho la linguaggio macchina, sempre la numero 10, e lo trovavamo, come si chiamava? Missione H. E poi c'è questa hit parade triste, solitaria, senza la numero 62, come vedete benissimo qui. È uscita così da edicola, con quel numerino qui. E questa aveva il nome di anche nera, non mi ricordo più. Vediamo se lo vedo. No, guardiamo nell'altro lato. Non mi ricordo più come si chiamava qui. Super Razzo mi pare che si chiamava in questa Hit Parade. Se la telecamera mettesse a fuoco. Sì, comunque è Super Razzo, voi fidatevi, non lo vedo, ma... Ah sì, è il numero 24, Super Razzo. Quindi faremo una di queste versioni da edicola, perché, come sapete, io quando dissi una volta nel mio canale che porto più o meno sempre il 90% dei giochi che li ho veramente, e non ero tanto così per dire, ma se non è da edicola è un po' originale, ma ci tengo a questa cosa, per me è molto importante, non ho la rivista a mostrarvi in questo caso, ma fortunatamente ho la cassetta, quindi però questa volta giocheremo con emulatore, giocherò con emulatore, una di queste versioni qui, che adesso non vi svelo quale. Così a caso, adesso ne cerco una, è perché voglio giocare con l'Arcade Stick. Hanno già partecipato ovviamente Grande Cinema con Marco, che ha lanciato la sfida, La Macchina del Tempo, Zombie Gamer 80 e Girolamo, che per la seconda volta si unisce a noi, molto molto bene, che mi sa che è anche quello che fino adesso ha fatto più punti di tutti. Poi ovviamente ho sentito il Comodorista che mi aspetto un punteggione da lui perché questo è il suo pane. Però io, notando, perché l'ho giocato ai tempi questo gioco, però se stiamo parlando di buonanotte, però notato dai gameplay, guardando i gameplay si può avere un piccolo vantaggio, perché ho notato che se tendenzialmente stiamo sulla sinistra, possiamo avere qualche speranza in più, qualche possibilità in più di sopravvivere. E voglio sperimentare questa cosa e vediamo. Sono ottimista e otterrò un punteggione. Andiamo a vedere come andrà a finire tra un secondo. Eccolo qui, Super Razzo, ho scelto alla fine di giocare alla versione Hit Parade che si chiamava appunto Super Razzo. E quindi selezioniamo innanzitutto il joystick e giocatore 1. Facciamo la prima partita a Super Razzo. Nave composta da tre componenti. Cominciamo dal primo componente, che è la nave più cacciona perché spara un singolo colpo lento oltretutto. E notavo appunto negli altri gameplay che se tendenzialmente stiamo a sinistra, o anche a destra penso che possa funzionare, abbiamo più possibilità. Abbiamo meno possibilità che i nemici ci colpiscano. Non so questa cosa fino a quanto sia vera, ma proviamoci. Ecco, se io sto qua nel mezzo come ho fatto adesso, invece non ho nessuna possibilità di vita perché loro vengono anche dal di sotto e ti fottono. E ti fottono, quindi la prima vita si è andata. Ma col secondo componente dell'astronave lo sparo dopo, lo sparo doppio e quindi sono più forte. Quindi sono molto più forte e sono più facilitato teoricamente. Quindi, ok, se riesco a
uccidere anche questi. Ciò, il livello bonus, interessante questa cosa, perché se riesco a farlo, devo unire la mia astronave qui all'astronave madre. Se riesco a farlo, oh, mi dà una sbordalata di punti bonus. Grande, 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 grande. Mi dà una sbordalata di punti bonus. E c'ho la nave super figa. Guardate quanto sparo con quella nave qua. Qua è un buon tempo. Poi qui, anche in quella fase qui, notando gli altri gameplay, basta stare sulla sinistra o sulla destra. Poi c'è quella fase qua di quei cosi qui. Ma con la nave super potente, super cazzuta, tutto è più semplice, tutto è più facile. E la vita è bella così. Sapevo io che funzionava. Bravo! Ho finito la prima tranche. Girolamo mi sembra che ha fatto sugli 11.000 punti. Poi ci sarà. E poi ricomincia il gioco. Più veloce le cose qui che ti attaccano. E niente. Il gioco prosegue. Ci sarà il commodorista anche, che sicuramente farà un partitone anche lui, perché è molto bravo a questi shooter. Quindi dai, vieni qui. Quindi la tattica funziona, fondamentalmente la tattica funziona, è una buona tattica, perché i nemici sinistra o destra, penso che funzioni in entrambe le direzioni, perché poi guardate che loro più o meno ti seguono, partono da destra o da sinistra, no, e ti seguono. Ho perso una vita, devo riuscire a, sono l'ultima nave, no, devo riuscire a, è l'ultima vita, penso di sì, devo riuscire a superare anche quel livello qui. Non mi dà più il livello bonus perché sono l'ultima nave, con l'ultima nave il livello bonus non te lo dà più, e quindi niente, quindi la saltiamo. E non so se si vincono vite. Non so se si vincono vite. Ha fatto un partitone comunque. Tattica funziona, come? Funziona alla grande la tattica. Sì, poi un partitone è una grossa parola, Mooncrest, perché sono i professionisti che però. Grande, grande, grande. È una tattica che funziona. Poi adesso, ottimo, bravo, adesso ciao, c'è il terzo giro e buonanotte. C'è il terzo giro e guardate, mamma mia, e qui, come cazzo fai? Qui è assolutamente impossibile, assolutamente impossibile, fine giocatore 1, ah, ho fatto un buon punteggio, 13.000. 13.000 punti alla prima, quindi quanto è utile guardare il gameplay degli altri prima, è molto utile. Poi è vero che metterlo in pratica non è semplice, perché non mi ha scritto la P, però è molto utile, c'è poco da fare, è molto utile. E quindi facciamo una seconda partita, perché no, sì, fine, ok, super razzo. Dai, fammi... Sì, facciamo una seconda partita. Ho fatto, perché io temo tantissimo il commodorista, perché il commodorista avrà il partitone della vita. Comunque la tattica funziona, Tattica è provata alla prima e funziona bene. E funziona bene. Vedete come loro, se tu segui da dove partono loro con l'attacco, se partono tendenzialmente, a parte all'inizio che partono tutti insieme, ma se poi partono tutti tendenzialmente a sinistra o a destra, noi ci spostiamo, abbiamo più possibilità di eluderli, più possibilità di sopravvivere soprattutto. Quindi un bellissimo gioco, una bellissima conversione, fatta molto bene e giocabilissima soprattutto. Molto giocabile. Ok, questa mi fotte sempre, porca, perché se non riesci a uccidere l'ondata dovresti proprio stare sull'estrema sinistra.
Se non riesci a uccidere l'ondata subito, ti fotte subito. Le zanzare qua maledette. Ok, però adesso c'è ancora la missione d'attracco. Non è difficilissimissimo, noi abbiamo i razzi. Correggere la cosa qui. Io ho preso ancora il punteggio. Se non muoio, me lo fa fare anche una seconda volta. E poi con quella astronave qua. Peccato che non te la lascia una volta finito il livello. Doveva lasciartela. Doveva lasciartela perché c'è una figata con quella astronave qua. Figata pazzesca. Basta. È molto più semplice perché guardate come spara velocemente. Bravo, mi dice lui, però non mi lascia più quello sparo qua così veloce e potente e la storia si fa più complicata, anche se riesco a non morire qui. Mamma mia, parola grossa. Riesco a non morire qui, mi fa fare ancora il bonus. Però non morire qui è un gran casino. Soprattutto quando ti dà quelle ondate qua di quei cosi qui, maledetti, è un grandissimo casino. Bellissimo gioco, veramente molto bello. Maledette quelle zanzarone qui, queste qui che arrivano. Bisogna posizionarsi giusto. Perché sono stati fottono, ho fatto peggio della prima partita. La prima partita è stata ottima, però io adesso farò anche la terza, perché è un gioco molto bello da giocare per sicurezza, perché il Commodorista sicuramente farà un enorme punteggione, quindi facciamola, tanto ormai super razzo, sì, 6, giocatore 1, siamo l'ultima partita. E guardiamo di fare il super punteggione, che adesso ho capito molto bene la meccanica del gioco. E quindi probabilmente farò la peggior partita di tutte e tre, perché tante volte capita anche così. Spesso e volentieri capita anche così. Bisogna mettere in atto perfettamente la mia tattica, ma non così, non in questa maniera. Perché la mia tattica funziona. Solo che i tifosi maledetti con i suoi movimenti imprevedibili che ti fottono lo stesso anche con la tattica ormai comprovata che funziona. Forse questi sono i più stronzi, questi e quelli dopo sono i più stronzi. Se non li becchi subito tutti così ti fottono sicuro. Dai, perfetto. Proviamo a fare l'attracco, importantissimo farlo perché appunto. No! Oh, che culo, dà un sacco di punti bonus, dà un sacco di punti bonus ed è importantissimo, oltre che il fatto che ti dà questa super astronave potentissima che distrugge praticamente qualsiasi cosa che compaia sullo schermo. Figata di un gioco. Bellissimo veramente. Per fare più punti devo cercare di non morire dopo, per riuscire a fare la seconda ondata, il secondo stage bonus. Se riesco a attraccarla due volte è un sacco di punti bonus, però già qua è un casino perché si attacca molto pericolosamente, sono molto più veloci. Spostiamoci di là e via, guardiamo da dove parte e muori. Però porca c'è intestata, dovrebbe prenderlo dentro una volta ogni tanto, non è quanto qua, ma sono no no no
Mi sento intrappolato qua nell'angolo. Ok, sono queste. Sono queste che sono bastardissime. Più che queste, quelle che vengono dopo. Queste. Grande. Dai che se riesco a farlo. Grande, 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 grande. Mi dà ancora... Non devo canare questa. Mi dà ancora... No! Ottimo! Sono forte, comunque. Super astronave che mi facilita tantissimo anche questo livello. Oh! Qua li massacri talmente velocemente che... E non ti rendi conto di quanto è di quando è finito il livello. Ma stiamo molto attenti, sono l'ultima vita. No, ne ho ancora una dopo, eh. Cavolo, dovessi lasciarti sempre con l'astronave qui. Grande, grande, bravo. Sono quasi sui 20.000 punti. Ma ero sicuro di non mi sembra... È un gioco difficile, ma se si mettono in pratica quelle... Sì, poi qua va bene, qui posso stare nell'angolo completo sinistro dello schermo, ma... Non è che ho tante speranze. Però troppo lento sparo così. Grande. Mamma mia, qua va più al caso che a tutto il resto, eh. Se dopo le zanzare si riesco a uccidere questo prima o poi. Forse sparare a caso. Riuscirà ad arrivarmi qui. Dai! Ok. Oh. Sto facendo il partitone esagerato. È 20.000 punti. Basta? No, ancora una vita. Quindi è solo che non posso più fare l'ultima astronave. E non posso più fare... Sì, a parte che... Non posso più fare la non avrei più potuto fare il livello bonus. È stata una bella partita. La mia tattica ha funzionato. Aspetto anche il Commodorista. 20.630 punti. È stato un bellissimo gioco. Bravo Marco ad averlo scelto. Partecipate tutti, mi raccomando. È stato un piacere. Alla prossima. Aspetta, eh. Che cazzo sto scrivendo? Aspetta. No, devo scrivere ATP, dopo una super performance del genere. Devo scrivere ATP. Fine. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!